Senza tregua la battaglia alle porte di Tripoli tra le forze fedeli al governo di al-Sarraj e le milizie del generale Haftar. Le vittime sono oltre 120, tra loro molti bambini. Haftar al Cairo ha visto al-Sisi mentre si intrecciano le iniziative diplomatiche. Domani il vice premier del Qatar incontrerà Conte, che propone per l'Italia un ruolo nel processo di stabilizzazione e pacificazione. Da Torino Giorgia Meloni lancia la sfida di un buon risultato per Fratelli d'Italia alle europee e poi guarda al futuro. Dopo il voto del 26 maggio credo sia necessario tornare alle urne e creare una nuova maggioranza e un nuovo governo senza il Movimento 5 Stelle. Un messaggio esplicito alla Lega che anche oggi torna all'attacco della sindaca di Roma Virginia Raggi. Per il procuratore di Foggia l'omicidio del maresciallo dei carabinieri e il ferimento del suo collega sono totalmente privi di motivazioni. Il PM ha spiegato che l'assassino nei giorni scorsi aveva subito due controlli e aveva annunciato che l'avrebbe fatta pagare ai carabinieri, contro i quali ha scaricato ieri l'intero caricatore della sua arma. È morto a 85 anni Giuseppe Ciarrapico, protagonista per molti anni di vicende politiche e imprenditoriali. Dichiaratamente simpatizzante di destra, Ciarrapico fu vicino a Giulio Andreotti e ebbe un ruolo nella vicenda Mondadori. Dal 2008 al 2013 è stato senatore per il Popolo della Libertà, si occupò tra l'altro di editoria e sanità e fu anche presidente della Roma Calcio. L'Europa guarda la Finlandia, dove si vota per il rinnovo del Parlamento. La sfida è tra socialdemocratici in testa nei sondaggi e i populisti della lista Veri Finlandesi, paladini della linea dura sull'immigrazione. Per il governo di centro, che ha introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica, si profila una secca sconfitta. Terza doppietta consecutiva per la Mercedes questa mattina in Cina nel millesimo Gran Premio della storia della Formula 1. A trionfare è stato Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, terzo Vettel con la Ferrari davanti a Verstappen e Leclerc, penalizzato dalle decisioni del box Ferrari. Prossimo appuntamento tra due settimane in Azerbaijan. Rinviata la festa scudetto della Juventus, i bianconeri però potrebbero esultare per l'ottavo titolo di fila già questa sera, qualora il Napoli non dovesse battere il Chievo. Al Milan la sfida Champions con la Lazio, la Roma supera l'Udinese e resta ad una lunghezza dai rossoneri. Oggi l'Inter sarà di scena sul campo del Frosinone, fari puntati anche sul derby di Genova. Buongiorno, benvenuti al Telegiornale della 7. Innanzitutto buona domenica. Anche oggi in primo piano c'è la crisi libica, con l'Italia che si trova in una posizione, come è definita dallo stesso Premier Giuseppe Conte, di facilitatore per una riappacificazione in un luogo dove di fatto è ormai in atto una vera e propria guerra civile e siamo a poche miglia nautiche dalle nostre coste meridionali. Alle porte di Tripoli infatti l'escalation militare continua con le forze del generale Khalifa Haftar che avanzano verso Tripoli e le truppe governative dell'esecutivo riconosciuto internazionalmente di al-Sarraj che tentano di fermarle. Fermare la guerra in Libia, dicono di volerlo tutti, ma i combattimenti continuano, le armi arrivano via mare per le truppe governative, attraversano la frontiera egiziana per quelle di Haftar, proprio in queste ore al Cairo per incontrare al-Sisi. I fronti contrapposti di alleanze, Russia, Arabia Saudita e Egitto, sono con l'uomo che vuole prendersi tutta la Libia, le Nazioni Unite, parte dell'Europa, Ankara e il Qatar con Sarraj. Proprio il ministro degli esteri qatarino Mohammed al-Thani, della famiglia dell'Emiro, è in arrivo a Roma per incontrare Conte. Subito dopo toccherà al vice premier libico Ahmed Maitig. L'Italia cerca di tenere salde le redini del dialogo tra le parti, avviato con viaggi a Tripoli e proseguito con una difficile conferenza a Palermo. Ma chiede all'Europa di avere una voce unica. È evidente l'allusione alla Francia, che starebbe sostenendo anche con uomini sul terreno il generale della Cirenaica. In Sicilia lo scorso novembre Haftar fece capire chiaramente che la diplomazia per lui era solo un altro modo per affermare il proprio ruolo nella tragedia libica. Lo dimostrò rifiutando la plenaria, perché al tavolo c'erano delegazioni
come quella turca, apertamente schierate con Serraj. In questo scacchiere complesso di alleanze, con veti incrociati che si ripercuotono alle Nazioni Unite, dove la Russia rifiuta ogni risoluzione di condanna del generale, è difficile trovare l'accordo. Haftar vuole la Libia. Appena tornato 7 anni fa si è preso la Cirenaica, poi ha sferrato l'assalto al Fezzan. Adesso gli manca la capitale, Tripoli. Non ha fatto i conti col vero esercito libico, quello di Misurata, da dove proviene anche il vice premier Maytag, e con le milizie di Zintan accorse a difendere la città. Insieme stanno respingendo le offensive. Ecco perché si continua a combattere a sud lungo la direttrice che punta verso ovest, da Inzara a Suani Ben Aden, tutte nel raggio di pochi chilometri da Tripoli. Tra attacchi, controffensive, ritirate e truppe rimaste isolate che sparano su tutti, i morti sono saliti a 121. Sono centinaia i feriti ed è sempre più difficile soccorrerli perché personale medico e ambulanze sono diventate bersagli. Situazione difficilissima in Libia, proprio nel momento in cui l'Europa vive una crisi profondissima e si appresta a rinnovare il proprio Parlamento. Le campagne elettorali delle diverse formazioni politiche ormai sono ufficialmente cominciate e oggi a Torino, al Lingotto, con l'intervento di Giorgia Meloni, si conclude la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Italia, Dio e famiglia, e poi la corte a Salvini perché si ravveda, molli Di Maio dopo le elezioni europee e stia tutto a destra. Ci sono i margini per una maggioranza diversa che abbia la Lega e Fratelli d'Italia. Se gli italiani ci aiuteranno a crescere il 26 maggio, penso che non si potrà più mandare avanti questo governo, che bisogna fare nuove elezioni e che si avrà finalmente un governo capace di fare gli interessi nazionali e di essere d'accordo sulle questioni fondamentali. Giorgia Meloni lancia la campagna elettorale dal Lingotto di Torino. È sempre al nord del campo e l'elettorato corteggiato dai partiti. Ci sono gli applausi per il capitano ultimo, tutti in piedi per il ricordo di Fabrizio Quattrocchi, il contractor ucciso dai jihadisti in Iraq. Tripudio per il professor Meluzzi con la croce sul bavero della giacca e in apertura il messaggio inviato da Gandolfini, il leader del Family Day. Ma le guest star sono due ex liberali moderati. Il professor Tremonti, all'ultimo approdo della sua carriera politica, è soprattutto il sociologo Alberoni, quello di Innamoramento e Amore, 90 anni a dicembre, che dice di aver fatto il passo in politica perché la democrazia è in pericolo, è tutto in mano al triumvirato Casaleggio Di Maio Salvini. Questi sono dei normali parlamentari, mandano la gente coi conservatori inglesi. A me va bene, non è un partito di destra, è un conservatore inglese, dai, andiamo, non sono mica fascisti. Dal palco la Meloni attacca Soros, Fabio Fazio, Di Maio, sta ancora cercando Bruxelles sulla cartina, dice, poi avverte Salvini. Ora il mio amico Matteo Salvini, voglio dire, Matteo, errare umano, perseverare diabolico. Il contratto di governo sta già paralizzando l'Italia, non è un modello che mi sento di voler esportare in Europa. Le alleanze vanno chiarite prima del voto perché gli italiani devono sapere cosa si farà con il loro voto. Dice, demoliremo l'Europa, costruiremo una maggioranza che va dal PPE, dove deve contare sempre di più Orban, fino ai sovranisti della Lega e della Le Pen. Vogliamo uno shock fiscale, rilancia e minaccia un referendum sul reddito di cittadinanza. Poi propone Roma come nuova capitale dell'Unione Europea. Fare il sindaco è sempre un'opzione possibile. Giorgia Meloni, che evidentemente, lo avete appena sentito, si vedrebbe bene alla guida della città di Roma al posto di Virginia Raggi, una città Roma che è terreno di scontro anche all'interno della stessa maggioranza, tra problemi antichi e nuovi e tutti sicuramente irrisolti. No ai regali milionari, chi ha sbagliato paghi. L'offensiva leghista firmata dai capigruppo Romeo e Molinari questa volta si scatena nel perimetro della maggioranza. Nel mirino l'amministrazione della capitale, considerata tallone d'Achille del movimento, in particolare i fondi per Roma inseriti nel decreto crescita. Una norma da 12 miliardi di euro a debito storico della capitale che passerebbe a carico dello Stato. Migliaia di comuni hanno gli stessi problemi, dicono i due capigruppo del Carroccio.
Croccio, ma Roma da troppo tempo è trascurata e abbandonata. Per la capitale stiamo facendo di tutto. L'unica cosa che non si potrà fare è regalare soldi ad una città, ignorando i problemi di tutte le altre. Il messaggio recapitato ieri da Salvini, che dalla tribuna della Formula E all'Euro ha di fatto aperto l'offensiva sul Campidoglio, favorevole a dare maggiori poteri alla capitale, rilanciando sul decentramento. Il vice premier anticipa invece possibili barricate in Parlamento contro la norma inserita nel decreto, togliendo di fatto ossigeno alle casse del Campidoglio, e non ha risparmiato stilettate alla Raggi, accusandola di non governare la città sempre più sporca e degradata, incassando la risposta velenosa della sindaca, che l'ha invitato ad occuparsi piuttosto di sicurezza. Caso che apre un altro fronte tra gli alleati 5 Stelle e Lega, in un'escalation di polemiche che in vista delle elezioni europee trova sempre nuovo carburante, con Salvini pronto a colpire dove fa più male: Roma. Offensiva muscolare. Oggi il vice premier presidia la conferenza programmatica della Lega Lazio, segno che il partito nella capitale vuole mettere radici. Roma ladrona, parola d'ordine della Lega che fu, si è trasformata in un terreno di conquista. E questa settimana che si è appena conclusa è stata sicuramente molto impegnativa per il governo sul piano economico, con l'approvazione del DEF, il documento di economia e finanza, che ha certificato nero su bianco l'affanno della nostra economia con una crescita allo 0, e poi con le considerazioni piuttosto dirette che sono arrivate da Washington, dal Fondo Monetario Internazionale, ma anche lo stesso governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha sottolineato la necessità di misure strutturali. E adesso interviene anche il presidente della BCE, la Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Le priorità dell'Italia devono essere crescita e occupazione. Il monito di un Mario Draghi preoccupato per delle prospettive di crescita dell'Eurozona che rimangono costellate da rischi al ribasso è suonato forte e chiaro nel primo pomeriggio di ieri a Washington, al termine degli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale. Le autorità italiane sanno cosa fare, ha aggiunto più o meno negli stessi minuti in cui colui che deve destreggiarsi tra le strettoie dei nostri conti pubblici, il ministro dell'Economia Tria, cercava di spargere realismo e moderazione sulla strada che dal documento di economia e finanza varato a inizio settimana porterà alla prossima legge di bilancio che, già lo possiamo intuire, sarà incentrata su due grandi incognite: clausole di salvaguardia da 23 miliardi di euro circa e flat tax. Misura necessaria per allentare il peso sul ceto medio, ha affermato Tria, spalleggiato insolitamente, visti i rapporti freddini con questo governo, dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, secondo il quale l'Italia aspetta da tempo una riforma complessiva del fisco. Poi che il possibile assaggio di tassa piatta con aliquota al 15% per coloro che abbiano un reddito familiare fino a 50.000 euro rappresenti effettivamente una riforma complessiva, è tutto da dimostrare. Dimostrate, perché espresse sono invece le perplessità sul tema da parte del Fondo Monetario Internazionale, che Tria ha provato un po' a cancellare puntando sul proposito di garantire comunque la progressività, paletto del resto ineludibile trattandosi di un principio costituzionale. Capitolo aumenti IVA, qui la prudenza di Tria è stata obbligata. Molto dipenderà anche dalla spesa per le misure già varate, ha dichiarato, promettendo comunque una seria dose di spending review. L'impresa di varare la flat tax e sterilizzare completamente le clausole di salvaguardia però sembra davvero impossibile, anche alla luce dell'esercizio di realismo fatto in occasione di un DEF che approderà domani in Parlamento e che incorpora già gli effetti degli aumenti IVA, tutto teso a dimostrare, come del resto la missione oltreoceano del ministro, che l'Italia rispetterà gli obiettivi concordati con Bruxelles e che non rappresenta un rischio per l'Eurozona. Il problema, ha sottolineato Tria, è il rallentamento globale, unico contesto nel quale si possono inquadrare nel modo più corretto le difficoltà dell'economia italiana. L'assassinio del maresciallo dei carabinieri in provincia di Foggia, un omicidio senza reali motivazioni, ha detto il procuratore titolare dell'inchiesta, che ha ricostruito nei dettagli quanto avvenuto. L'assassino che è stato arrestato è un pregiudicato che si è rivolto lui stesso alla volante dei carabinieri, che una volta avvicinatolo hanno i due militari ha abbassato il finestrino fino a quando l'assassino ha fatto fuoco.
Il capo della procura di Foggia parla chiaro. Stento a parlare di un movente, dice Luigi Vaccaro, perché il movente deve avere una consistenza e qui non c'è alcuna consistenza. Ma c'è ben altro. Quel malavitoso Giuseppe Papantuono ha ucciso il maresciallo Vincenzo Di Gennaro e ha tentato di ammazzare anche il suo giovane collega di pattuglia, Cagnano Varano, come atto di protervia. La criminalità aggressiva che colpisce lo Stato e non si ferma davanti a nulla. Papantuono non aveva mandato giù che per due volte i carabinieri lo avessero fermato per dei controlli. In un caso era stato trovato in possesso di droga, nell'altro di un coltello. Ve la farò pagare, aveva detto, e così è stato. Ieri mattina i due carabinieri erano di pattuglia in auto in questo paese del Gargano. Lui si è avvicinato, li ha fermati. Loro pensavano volesse avere un'informazione. Invece ha tirato fuori la pistola e ha svuotato il caricatore. A quel punto il più giovane dei due militari, Pasquale Casertano, colpito solo di striscia, ha messo in moto l'auto. Voleva portare il suo collega al più vicino centro del 118. Papantuono allora si è attaccato allo sportello. Dal finestrino ha provato a prendere le armi dei due carabinieri, ma poi è caduto. Poco dopo è stato fermato dai colleghi della vittima accorsi sul posto. Ora è accusato di omicidio aggravato e tentato omicidio. Non gli è ancora stata contestata la premeditazione, si aspettano le sue dichiarazioni. Durante l'interrogatorio di ieri, infatti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il capo della procura spiega che non si tratta di un affiliato della potente mafia locale, ma ne è in ogni caso espressione. La criminalità che raggiunge un livello altissimo di pervasione, fotografia di una situazione drammatica, dice Vaccaro, anche a livello culturale. È l'espressione di una mentalità che non riconosce lo Stato, ma che reagisce ai controlli dello Stato impugnando una pistola e sparando. Papantuono è già stato condannato in primo grado per lesioni dopo aver accoltellato un uomo durante un litigio. Nei prossimi giorni ci sarà l'interrogatorio di garanzie davanti al giudice. Martedì, invece, nella cattedrale di San Severo, il suo paese, si terranno i funerali di Stato del maresciallo Di Gennaro, che si doveva sposare e diventare capitano. Ora l'inchiesta sulla sanità umbra che coinvolge diversi amministratori del Partito Democratico, 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, così come indagata è anche la presidente della regione Catiuscia Marini. Al centro dell'indagine ci sono presunte irregolarità in numerosi concorsi per l'assunzione di personale sanitario, dagli infermieri ai medici fino agli amministrativi. L'attesa ora è per gli interrogatori di garanzia. Nelle prossime ore il giudice per le indagini preliminari convocherà i 4 arrestati dell'inchiesta che ha azzerato i vertici della sanità in Umbria. Il magistrato dovrà decidere se convalidare gli arresti domiciliari per Emilio Duca, direttore generale, e Maurizio Valorosi, direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera di Perugia, Giampiero Bocci, ex segretario del PD in Umbria, e Luca Barberini, ex assessore sanitario regionale. Sotto accusa c'è un intero complesso meccanismo clientelare che, secondo la Procura di Perugia, gestiva le assunzioni del personale sanitario ad ogni livello con concorsi truccati e favoritismi personali, in un intreccio che, secondo l'accusa, rispondeva alle esigenze dei politici coinvolti e dei dirigenti sanitari. Se ci intercettano sono 5 reati ogni ora, dice Duca in un'intercettazione. Dalle carte della Procura emerge che gli indagati vengono a sapere nel giugno dello scorso anno dall'ex generale dei Carabinieri, Pasquale Coreno, che sono in corso indagini a loro carico. Stanno proprio chiudendo, la fine delle indagini è vicina. Un campanello d'allarme per i vertici ospedalieri che attuano a quel punto un disperato tentativo di bonificare gli uffici dalle microspie. Tutto inutile perché un virus appositamente installato permette di continuare ad ascoltare le telefonate degli indagati. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha già annunciato l'invio di una task force del Ministero in Umbria per verificare la situazione della sicurezza sanitaria. Grillo ha chiesto alla presidente regionale Catiuscia Marini, anche lei indagata, di collaborare all'individuazione delle migliori competenze professionali per sostituire i vertici ospedalieri. Nel commentare l'inchiesta la governatrice Marini ha detto: se venissero confermate le accuse mi sentirei tradita due volte, dalle persone che ho scelto ma anche da un sistema di controllo che non ha funzionato. Scosso l'intero Partito Democratico che vede arrestati due esponenti politici di rilievo a poche settimane dalle elezioni in 63 comuni umbri. Indagate fino in fondo è l'invito rivolto alla magistratura da Nicola Zingaretti, segretario nazionale PD, mentre la Lega affonda il colpo e chiede le dimissioni immediate della presidente della regione.
È morto a Roma, nella clinica dove era ricoverato Giuseppe Ciarrapico, imprenditore, ex senatore del PDL, ex presidente della Roma Calcio. Si è sempre dichiarato simpatizzante del fascismo ed è stato anche oggetto di diverse inchieste giudiziarie. Aveva 85 anni. Ancora pochi anni fa, in pubbliche occasioni, si dichiarava con candore camerata, non pentito. Latina la chiamava ancora Littoria e la svolta centrista di Fiuggi, quella del traditore Fini del 95, non aveva mai smesso di fargli l'effetto di fumo negli occhi. Il suo essere fascista, Giuseppe Ciarrapico non solo non lo ha mai nascosto, ma lo ha sempre esibito, facendone un titolo di merito nelle agitate acque del trasformismo italiano. Un fascista però tutto particolare, concentrico se così si può dire, tanto da diventare in certo senso il prototipo di un'imprenditoria tuttofare, parapolitica da prima repubblica, meglio ancora di una sua sottospecie particolare, quella romana, attiva laddove si prendono le decisioni che più contano. Imprenditore, editore di diverse testate locali del Lazio come Ciociaria Oggi o Latina Oggi, parlamentare, anello di congiunzione di diverse realtà politiche e finanziarie, amico di potenti, a cominciare da Giulio Andreotti, il suo opposto, se non altro per riservo e ironia, Ciarrapico ha fatto un po' di tutto. Gestore delle Terme di Fiuggi, presidente della Roma nei primi anni 90, impresa cominciata con la vittoria della Coppa Italia e conclusa con l'arresto per bancarotta fraudolenta, perfino mediatore, con la benedizione di Andreotti, tra Berlusconi e De Benedetti, nella lunga, lunghissima guerra di Segrate, scatenatasi alla fine degli anni 80 per la proprietà della Mondadori, quindi senatore anche per il Popolo della Libertà dal 2008 al 2013, subendo in parallelo denunce, avvisi di garanzia, condanne e anche arresti, quasi fosse tutti però incidenti di percorso di una carriera in un'Italia che oggi praticamente non c'è più. A poco più di un mese dalle elezioni europee di fine maggio, ogni tornata elettorale nel vecchio continente assume una valenza particolare. E allora vediamo che cosa sta accadendo in Finlandia, dove le urne si chiuderanno questa sera alle 20 e dove le forze socialdemocratiche, almeno nei sondaggi, sembrano prevalere. A vedere i film di Aki Kaurismäki magari non si direbbe, ma la Finlandia, 5 milioni e mezzo di abitanti all'estremo nord dell'Europa, l'anno scorso figurava ai primi posti nella classifica ONU sulle persone più felici al mondo. Il che non le ha comunque impedito di patire gli effetti della crisi, subire tagli consistenti al welfare, dividersi sull'accoglienza ai migranti, pochi per la verità, e discutere animatamente di mutamenti climatici. Temi che oggi si capirà quanta presa avranno davvero sui 4 milioni e mezzo di aventi diritto al voto che da stamane si sono recati alle urne. Elezioni anticipate quelle finlandesi, cartina di tornasole per capire forse cosa succederà il prossimo 26 maggio in Europa. Perché nonostante una migrazione davvero bassissima, anche a Helsinki cresce il partito sovranista dei veri finlandesi. Il suo leader, Jussi Halla, condannato peraltro tempo fa per incitamento all'odio razziale, la scorsa settimana aveva mandato un proprio delegato a Milano alla convention organizzata da Matteo Salvini in vista di un nuovo gruppo da portare a Bruxelles. Secondo i sondaggi potrebbe arrivare a prendere il 16% dei voti, 10 anni fa era sotto il 4%. Eppure in testa ci sarebbero i socialdemocratici. Li guida un ex sindacalista, anti-Rinne. Gli vengono accreditati il 19% dei consensi. Troppo pochi per entrambi, però costretti quindi, in caso di vittoria, a una coalizione. Ma per l'appunto la prevalenza dell'uno rispetto all'altro sarà indubbiamente un segnale. Così come in fondo lo era stato 2 settimane fa la vittoria in Slovacchia dell'avvocato Zuzana Čaputova, eletta presidente in uno dei cosiddetti paesi del blocco di Visegrad. Sovranista, anti-europeista il blocco, ma non certo lei, Čaputova, che anzi ha fatto dell'Europa la sua bandiera. Intanto stasera alle 7 sapremo com'è andata in Finlandia. E alle urne anticipatamente vorrebbe andare l'opposizione di centrodestra albanese che già da febbraio tramite i propri deputati ha rimesso i mandati. I deputati si sono infatti dimessi, contestano il premier Edi Rama, lo contestano per corruzione, le manifestazioni si moltiplicano, ci sono stati degli scontri anche ieri sera.
chiede le dimissioni del premier socialista Edi Rama. L'opposizione albanese ieri a Tirana sono scesi in piazza migliaia di sostenitori del Partito Democratico di Centrodestra guidato da Lulzim Basha, che vediamo qui arringare la folla a chiedere le elezioni anticipate e un governo di transizione. L'accusa per Rama è di corruzione e di collusione con la criminalità organizzata. I manifestanti sono riusciti a sfondare il cordone della polizia davanti all'entrata principale della sede del governo, ma senza riuscire ad entrare nel palazzo. La protesta si è spostata poi davanti al Parlamento e qui in serata ci sono stati scontri con la polizia. Il bilancio sarà di 5 feriti tra le forze dell'ordine e una quindicina di manifestanti intossicati dai lacrimogeni. È la nona manifestazione in poche settimane, per questo la possibile escalation della crisi albanese preoccupa particolarmente l'Europa. È da oltre 2 mesi infatti che l'opposizione manifesta chiedendo le dimissioni di Rama al potere dal 2013. I parlamentari di centrodestra e di centrosinistra accusano il governo di aver manipolato i risultati delle ultime elezioni legislative del giugno 2017. Lo stesso sta accadendo in altre parti dei Balcani, con 10.000 persone scese in piazza a Belgrado per chiedere le dimissioni del presidente, un vero e proprio assedio al palazzo presidenziale della Serbia, al grido Vučić dittatore e poi l'assalto alla televisione pubblica RTS. È da mesi oramai che i Balcani bruciano, tanto da far presagire una nuova primavera balcanica. In Montenegro il partito del presidente Milo Djukanovic è nella bufera per una storia di tangenti e il paese ha registrato la più grande protesta da diversi anni a questa parte. Anche di questo si occuperà la riunione del prossimo 29 aprile a Berlino, promossa da Germania e Francia con i leader di Serbia e Kosovo, che sarà in realtà un vertice proprio sui Balcani. Apriamo la pagina sportiva con lo sport e la Formula 1, ancora un dominio della Mercedes nel terzo appuntamento stagionale del campionato del mondo a Shanghai. Nel Gran Premio della Cina la Ferrari è solo terza con Vettel, dietro Hamilton e Bottas per la terza volta consecutiva sui gradini più alti del podio. Ma su questa curva in principio fu l'Alfa. Alfa Romeo vincitrice a Silverstone con Farina del Gran Premio numero 1 della storia del 1950, primo acuto del biscione che avrebbe dominato le prime due edizioni della neonata Formula 1. 1000 Gran Premi dopo il campionato vive ancora di dominazioni e sempre più a senso unico. Dopo 3 Gran Premi la Mercedes ha già in pugno anche l'edizione 2019 del Mondiale con una tripletta da KO. E se in Bahrain l'accoppiata era maturata in maniera fortunosa, complici i problemi di centralina della Ferrari di Leclerc, a Shanghai nulla è stato casuale. A partire dalla fame cannibalesca di Lewis Hamilton, che scottato nella corsa alla pole dal compagno di squadra Bottas, ha voluto mettere in chiaro superiorità di vettura e superiorità nel team fin dal primo metro dal semaforo verde. La corsa del pentacampione inglese verso il suo 75esimo successo è stata indisturbata. 25 punti che valgono anche il sorpasso in vetta, 6 punti avanti a Bottas, 31 davanti a Sebastian Vettel, anche oggi terzo come nel primo Gran Premio in Australia. 2 terzi posti contro 3 doppiette dunque, un divario schiacciante e almeno in Cina del tutto inevitabile. La Ferrari le ha provate tutte, diversificando le strategie, sacrificando Leclerc a favore di Vettel, effettivamente mezzo gradino sopra il compagno, con l'unico risultato di riuscire a mettere il tedesco sul podio davanti a Verstappen, ora un solo punto davanti in classifica. La verità è che su certi circuiti il gap tra le due scuderie è ancora incolmabile, mentre su tracciati più favorevoli alle caratteristiche della SF90 i giochi non sono ancora chiusi, purché al netto di errori dei piloti o colpi di sfortuna. Il ritorno in Europa tra un mese potrebbe aiutare Maranello, ma intanto tra 15 giorni si corre in Azerbaigian, un tracciato cittadino anomalo nel cuore della capitale Baku, dove la Mercedes ha vinto 2 volte e la Ferrari mai. Proseguiamo con il campionato di calcio, la seconda sconfitta stagionale per la Juventus a Ferrara contro la Spal ha impedito ai bianconeri di festeggiare già ieri l'ottavo scudetto consecutivo. In zona Champions, vittorie pesantissime di Milan e Roma.
Per il campionato non è stato un sabato qualunque. A San Siro lo spareggio Champions ha rilanciato il Milan, di nuovo quarto in solitudine, aspettando Atalanta-Empoli di domani sera. Il successo rossonero sulla Lazio è arrivato al termine di una gara ad alta tensione. A scaldare gli animi il rigore realizzato nel finale da Kessié, tra le proteste dei biancocelesti verso l'arbitro Rocchi, che non avrebbe punito un successivo contatto tra Rodriguez e Milinkovic-Savic nell'area milanista. È stata una morte annunciata. È successo quello che temevamo, il polemico commento del DS Tare, a conclusione di una serata da film western. Nervi tesi e mega rissa tra i giocatori in campo, mentre Bakayoko e lo stesso Kessié esibivano come trofeo la maglia del laziale Acerbi, dopo una settimana di punzecchiature via social. Poi le scuse e le parole di buonsenso di Gattuso. Si smanetta troppo e penso che un professionista deve smanettare il meno possibile. Smanettare vuol dire avere... account, aiutatemi un po' perché non sono bravo su queste robe qua, social network, queste robe qua. Nonostante la partita in meno, il KO di ieri ha forse estromesso la squadra di Simone Inzaghi dallo Sprint Champions. La Lazio è ora a 6 punti dal Milan e a 5 dalla Roma, tornata pienamente in corsa grazie al sofferto 1-0 sull'Udinese. Sotto la pioggia sono stati decisivi i cambi di Ranieri e il gol di Dzeko, che in campionato non segnava all'Olimpico da quasi un anno. Nel sabato della Serie A non c'è stato invece spazio per la festa scudetto della Juventus. I bianconeri si sono presentati a Ferrara senza i big e con il pensiero già al dentro o fuori europeo di martedì con l'Ajax, facendosi rimontare dalla SPAL il vantaggio del solito Ken. La formazione di Semplici, a segno con Bonifazi e Floccari, vede la salvezza, ma per i bianconeri, cui bastava un pari, l'ottavo titolo di fila potrebbe comunque arrivare oggi, se a Verona il Napoli non dovesse battere il Chievo, nella domenica chiusa dalla trasferta dell'Inter a Frosinone. Spalletti vuole blindare il terzo posto per scacciare il fantasma di Conte. Intanto il rientro di Lautaro Martinez gli offre una valida alternativa in attacco. Ma c'è anche il moto mondiale che va in scena sul circuito di Austin in Texas per il Gran Premio delle Americhe. Nelle qualifiche di ieri Marc Marquez ha conquistato la pole position per la settima volta consecutiva. Lo spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha di un ottimo Valentino Rossi, terzo tempo per un'altra Honda, quella di Crutlow, deludente la prova di Andrea Dovizioso che con la sua Ducati partirà in tredicesima posizione. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, al ritorno vedremo se ci sono aggiornamenti delle notizie. A tra poco. Bentornati in studio, allora non ci sono nuove rilevanti notizie, però gli aggiornamenti vi ricordo che li potete sempre trovare sul nostro sito internet in tempo reale. Vi ringrazio anche oggi per essere stati con noi e vi rinnovo la buona domenica. Arrivederci.